Allora, Simone Monetti, Union Birrai, c'è stato un seminario interessantissimo su etichettatura e beer firm. Vogliamo fare un primo bilancio di questo 2014. Cosa sta per avvenire a fine anno per i birrifici artigianali con queste nuove normative che entrano in vigore? Ma guarda, allora, la normativa che entra in vigore intanto è un regolamento europeo che quindi va a uniformare tutte le normative sull'etichettatura degli alimenti, non solamente della birra, in ambito europeo. La cosa un po' più interessante, che è quello di cui abbiamo anche discusso oggi, è, sono le indicazioni obbligatorie da inserire in etichetta, che comunque da dicembre cambiano un po' rispetto a quello che succedeva fino ad oggi. Sostanzialmente la cosa più eclatante, che anche dal convegno è saltato fuori, che ha partecipato, ha percepito chiaramente, l'abbiamo ripetuto più volte, è che non sarà più obbligatorio indicare la sede di produzione della birra nel nostro caso, dell'alimento in generale, ma della birra nel nostro caso. Quindi, siccome oggi abbiamo parlato anche di beer firmers, da più parti si fa richiesta della massima trasparenza, cioè chi fa effettivamente la mia birra, e fino ad oggi questo poteva essere rilevato anche se a volte c'erano delle storture, venivano indicate, che so, il codice d'accisa oppure semplicemente l'indirizzo al quale poi il consumatore non riusciva a dare una collocazione o unirla a una reale azienda, un reale birrificio. Certo. Oggi questo è ufficiale, dal 13 di dicembre di quest'anno non sarà più obbligatorio indicare lo stabilimento, la sede, l'indirizzo dello stabilimento dove viene fatta fisicamente la birra. Quindi se uno pensa che, diciamo, le normative negli anni possono complicarsi, in questo caso c'è una semplificazione da un lato, però per il consumatore diventa anche impossibile capire se si parla di un birrificio o una beer firma. Qui entriamo in un altro argomento che secondo me è il vero nodo della questione, cioè l'identità del birrificio artigianale come entità, no? Certo. Cioè che cosa fa, chi è. E questo esula un po', secondo me, da queste cose. Se noi pensiamo qual è lo scopo dell'etichetta e dell'etichettatura, è vero che questa direzione è corretta, cioè il consumatore oggettivamente difficilmente può cercare nell'etichetta chi realmente produce la birra, ma vuole sapere chi è responsabile di quel prodotto, che è la cosa che serve nell'etichetta. Poi, nelle indicazioni accessorie, che non sono obbligatorie ma sono facoltative, noi possiamo comunque, magari tutti insieme, a trovare una maniera, un modo per poter comunque indicare al consumatore che quello è un prodotto fatto da un vero produttore, se vogliamo dirlo, certo, da un vero produttore che produce in un certo modo, cioè con metodi che oggi definiremo artigianali, domani magari li definiamo in altra maniera, oppure va sempre come artigianali, però potrebbe essere interessante sfruttare anche questo cambiamento della normativa in cui la parte, diciamo, obbligatoria coinvolge una serie di indicazioni e quelle dobbiamo metterle correttamente per non comunque rischiare sanzioni e quant'altro. Contemporaneamente ci viene data la possibilità di utilizzare altri spazi in etichetta, sul packaging, sul cartone, sulla bottiglia, per inserire indicazioni non obbligatorie e accessorie nelle quali noi potremo metterci d'accordo su cosa scrivere. Ma possono scrivere birra artigianale? No, non si può scrivere birra artigianale, si deve scrivere la denominazione dell'alimento, oggi denominazione di vendita, comunque rimane in Italia perché c'è una denominazione di vendita. Quindi il famigerato doppio malto è una denominazione di vendita che è obbligatorio tuttora e sarà obbligatorio indicare. Non puoi mettere, per esempio, anche su due punti diversi dell'etichetta un qualcosa che confonda nella denominazione di vendita. Quindi se io scrivo birra doppio malto, dietro nell'etichetta, sempre ricordandoci che non c'è un dietro davanti, l'etichetta, diciamo, secondaria, chiamiamola così, non può essere in contrasto con quello che è scritto dall'altra parte. Quindi non devi creare questo tipo di confusione. Inoltre, il termine artigianale a cui tutti siamo legati e sul quale noi tutti appassionati ci capiamo, no? Non abbiamo bisogno di spiegarci più di tanto, in realtà in Italia ha un significato, in Italia insisto, ha un significato legato alla natura dell'azienda che non può in alcun modo essere associato al prodotto che fa. Quindi, siete preoccupati come Union Birrai?
No, secondo me, come tutte le cose, c'è un aspetto che sembra andare contro la trasparenza, no? Quindi anche durante il convegno abbiamo richiamato questo aspetto, cioè non so, i birrai belgi che si scagliano contro il beer firmers, perché comunque sfruttano il momento e non c'è trasparenza su dove effettivamente la birra viene fatta, chi realmente la fa. Dall'altro, insisto, l'etichetta deve dare alcune indicazioni obbligatorie, deve dare oggi, le deve dare da dopo il 13 dicembre, e quelle indicazioni non possono in alcun modo definirci, non so se come lo certo. Cioè, quella è una cosa. A me preoccupa capire se vogliamo definirci un po'. Comunque, per maggiori informazioni www.unionbirrai.com, sì. E sicuramente ancora, insomma, ci saranno degli approfondimenti, immagino. Assolutamente, da qui a dicembre faremo almeno altri 3-4 incontri, un altro a Roma a inizio di ottobre, perché siamo tutti, non coinvolti, solo i birrai, coinvolti e in estremo. Dove lo farete a inizio ottobre a Roma? Dovremmo farlo ad Europa. Quindi ci vediamo allora in quella manifestazione. Certo. A presto, sì. Simone, grazie. Sì, ciao. Ciao.